down and the moon rises and you know the vibe. Benvenuti in questo nuovo video. Ci sto prendendo un po' la mano a vloggare sinceramente, perché ho già vloggato ieri, la scorsa settimana, e oggi è domenica. Oggi appunto parto per andare in campagna. Andremo a Napoli, a Sorrento, a Capri, anche a Positano, e ovviamente vi porterò con me. Ho già fatto la valigia, come avrete visto. Devo sistemare un attimo lo zaino. Ho già messo un attimo il computer con la musica, però l'ho stoppata per fare questa clip. E in più credo che porterò appunto il computer, perché mi servirà per tutto il viaggio e anche perché devo editare e devo fare le mie cose. Comunque raga, il bus è tipo alle 5 qualcosa, 5 di sera, e arriveremo a Napoli precisamente alle 5 di mattina di domani. Sarà un viaggio abbastanza lungo e viaggeremo in pullman con Itabus. Mi sono appena addocciato, mi sono appena vestito e questo è il mio outfit. Ecco qui, molto semplice, e devo mettere la collana e anche le scarpe. Tra poco usciremo di casa e ci sarà il tassista che ci verrà a prendere per accompagnarci nella fermata della metro. Ho già portato anche il materiale per l'editing, quindi ho portato il MacBook e devo portare anche l'adattatore. Comunque ho fatto anche la lista su Notion, che è un'applicazione. Siamo qui su Itabus, sul pullman, siamo appena saliti. Comunque ora vi faccio un piccolo tour del pullman. Questo autobus ha pure due piani e noi siamo sotto, perché appunto abbiamo prenotato i posti comfort, che sono quelli inferiori a quelli top. Quelli top appunto sono sopra e hanno pure tipo il coso per appoggiare le gambe. Adesso vi faccio capire. Da qui si entra e troviamo subito il distributore automatico degli snacks e anche delle bevande. Qui c'è il bagno, che dopo vi farò vedere. Successivamente troviamo tutti i sedili e lì c'è la mia famiglia, appunto sui nostri posti. Questo credo che sia il posto comfort, dove appunto ci sono le cose per appoggiare le gambe. Poi vabbè, abbiamo il tavolino e il cestello. Preghiamo di riporre i bagagli nei vani portoggetti. Buonella. Siamo qui a Napoli, sono le 5:05, adesso andiamo in stazione per prendere il treno per Sorrento.
Ciao a tutti, sono a Sorrento qui al bar. Se non mi sbaglio siamo qui al centro di Sorrento, siamo qui in un parco dove ci sono queste palme qui e comunque dopo alle 11 abbiamo tipo un tour con un pullman dove passerà per Positano e anche Amalfi, quindi andremo in queste due città e praticamente questo tour dura per tutta la giornata. Se mi si scarica la videocamera allora significa che devo registrare col telefono e quindi la qualità cambierà. Punto dove il tassista ci verrà a prendere per tornare a Sorrento. Siamo istruttori, abbiamo già le chiavi e ora dobbiamo salire nella parte delle camere. E niente raga, la nostra camera è la 01 e andiamo a posare le robe. Questa è la stanza da letto, ci sono due letti singoli a castello e poi un letto matrimoniale dove dormiranno i miei, le valigie, la scrivania con l'armadio e uno specchio. Questa è la finestra, questa è la vista e il bagno non l'ho ancora visto, quindi apriamo insieme questa porta. Vabbè dai, carina. E qui c'è un altro specchio e qui c'è la doccia. Stiamo andando al mare adesso. Comunque dobbiamo ancora trovare su Google delle spiagge accessibili a noi, perché noi non abbiamo prenotato niente. Quindi sì, dobbiamo trovare tutto su Google. Abbiamo appena finito di fare il bagno, infatti potete vedere dai miei capelli bagnati. Adesso torniamo in hotel, ci rivestiamo, ci docciamo ovviamente e poi andiamo a cena. Siamo qui al ristorante, scusate dalla mia faccia, sembra che ho gli occhi rossi ma invece è così, ma è anche dalla luce che è abbastanza calda. È arrivato il mangiare finalmente. Siamo appena arrivati in camera e credo che adesso ci riposiamo e ci vediamo domani. Buongiorno a tutti, siamo qui al bar, stiamo per fare colazione, dobbiamo aspettare solo il latte macchiato. Oggi come programma andremo a Capri. Allora raga, abbiamo preso i biglietti per Capri e adesso sto andando dove c'è la barca e la barca partirà alle 10.45. Io nel mentre sono andato in un banchetto e ho preso una granita al limone, veramente veramente buona. Siamo qui ad Anna Capri al ristorante Le Terrazze, siamo appena arrivati dal pulmino. Nel complesso mi sta piacendo un sacco qui in campagna, specialmente qui Capri ad Anna Capri, è molto molto bello e sono veramente contento. Ecco qui il mio pranzo. Mi raga, guardate, lì c'è pure una piscina e vi invidio troppo le persone che stanno qua, cioè guardate, molto molto bello. Ok raga, siamo arrivati a Sorrento e ora andremo un attimo al mare, perché se torniamo in hotel poi non ci muoviamo più, quindi ora andremo al mare. Siamo appena arrivati in hotel, comunque i miei occhi sono rossissimi, infatti potete vedere, cioè fanno veramente paura. Adesso mi doccio, mi preparo e poi andiamo a cena. Siamo
qui al mercatino. Sembra che ho la faccia stanca, ma in verità sto tutto bene. Ho solo gli occhi rossi appunto per il mare. I miei occhi generalmente sono così, quindi non vi preoccupate. E ho appena assaggiato il limoncello e mi piace. Quindi adesso faremo un po' un giro qui al mercatino a Sorrento. E in verità qui ci sono tantissimi mercatini dove vendono il limoncello o robe di limone. Siamo qui a Napoli, siamo in un hotel e poi non ho più ripreso da quando siamo arrivati perché eravamo disperati a trovare degli hotel, dato che mia sorella aveva prenotato degli hotel su Booking e poi all'ultimo momento hanno richiamato lei e hanno detto che non c'è più disponibilità per le camere. Siamo appunto in questo hotel che si chiama Hotel New Sayonara, tipo, con la reception che è molto gentile e disponibile. Infatti siamo qui seduti. Tra poco ci daranno pure la camera e ci hanno dato pure da bere. Arrivati qui nella stanza, sono qui sul bagno della camera e comunque questo hotel è veramente molto bello, è carina la stanza che ci hanno dato. Veramente questo bagno è veramente aesthetic, mi piace tantissimo perché è fatto in questo modo qui. Vabbè, lì ci sono i sanitari, c'è cioè un comodino con la carta igienica, lavandino ovviamente e lo specchio con il phon, le prese e un portabicchieri. E poi questa è la doccia. La camera invece è questa qui. Lì c'è tipo un mobile con la TV, una sedia con delle robe, vabbè, il bagno che vi ho appena fatto vedere. E poi qui ci stanno i tre letti. Per noi quattro credo che li uniremo, così almeno ci stiamo. E niente, ci sono le asciugamani, i nostri bagagli e un mobiletto, ovviamente delle lampade. Comunque mi sono già preparato e niente, non abbiamo ancora pranzato, infatti adesso andiamo al Mac. Spero che mi sentiate perché raga, qui c'è abbastanza vento. Confermata sulle... Al ristorante ho appena preso una pizza margherita e uno spritz, che sono abbastanza distrutti, infatti si può vedere dalla faccia, però tutto ok. È appena arrivata la mia pizza napoletana e veramente ho l'acquolina in bocca insieme allo spritzettino tattico. Buongiorno a tutti, siamo al McDonald's, mi sono già preparato, anzi no, ci siamo già preparati perché oggi andiamo a fare delle lunghe passeggiate, quindi gireremo un po' per Napoli e poi stasera partiremo per Milano, infatti torneremo e arriveremo a Milano verso domani mattina, di preciso non so che ora. Yeah, the sun in my morning, babe. Nothing in the water. Beautiful morning. Yeah, the sun in my morning, babe. Nothing in the water. I just wanna feel liberated. Qui in questa via piena di negozi di vestiti ho appena preso una cover molto bella. Prego. Questa qui, e me l'ha presa mia sorella a 3 euro dalle bancarelle. Ma in realtà era 5. In realtà era 5, soltanto che noi non avevamo 2 euro. Non siamo ladri, però comunque non avevamo 2 euro, però il tipo ha detto va bene lo stesso. Però un po' mi dispiace che tipo non abbiamo dato tutti i soldi, cioè non abbiamo dato 2 euro. Sono molto simpatici comunque i tipi che vendono dalle bancarelle, quindi molto top. Ci
siamo appena seduti in un bar e io ho preso un'acqua naturale mentre mia sorella ha preso questo dolce tipico napoletano che non mi ricordo il nome. Ragazzi, ora mi trovo nella stazione centrale di Napoli e adesso io e mia madre andremo al Conad perché dovremo comprare un po' di spezialità per il viaggio, dato che è abbastanza lungo. Siamo qui alla stazione dell'autobus al Metro Park, credo si chiami, e stiamo aspettando appunto il pullman, il nostro amato Itabus. Siamo qui sul pullman, non abbiamo gli stessi posti dell'altra volta perché siamo sopra e un po' mi dispiace, però in alcuni punti forse è meglio stare qui sopra perché raga ci possiamo sdraiare praticamente, perché guardate quanto è largo il sedile rispetto all'altro. E vabbè, c'è il mio ring light qua personale e tra poco dovrei anche pubblicare il video e sono abbastanza felice perché posso dire che sono abbastanza tornato qui su YouTube. Ok, grazie. Ma cosa si vede? Ah sì, si vede. Okay. E comunque qui sul pullman già non c'è tanta luce, infatti c'è lei che mi fa la torcia. Top.